Buonasera amici, anche stasera io resto a casa, io bevo a casa. Stasera ho deciso di condividere con voi un Brunello di Montalcino. Annata 2012, azienda Sasso di Sole. Montalcino si trova nella parte sud della Toscana, una città enologicamente conosciuta in tutto il mondo, che deve la sua fama gran parte alla famiglia Biondi Santi. Il patriarca Clemente Santi fu il primo a credere nelle potenzialità del territorio, il nipote Ferruccio fu il primo a fare una selezione massale delle uve, a individuare il clone Sangiovese Brunello come ideale per la produzione di questo vino, e poi Tancredi, poi Franco, fino ai figli ultima generazione Alessandra e Jacopo. Ma Brunello non è solo Biondi Santi, è un consorzio ricco di aziende di altissimo livello, una gamma di prodotti incredibili e di varietà incredibili, perché il terroir di Montalcino è molto variegato. Oggi con l'azienda Sasso di Sole ci troviamo nella parte nord-est della città, quindi nella zona di Torre Nieri, ai bordi della strada provinciale 14. Qua la famiglia Terzuoli, che produce vino dal XVII secolo e oggi rappresentata da Roberto Terzuoli, produce meravigliosamente questo Brunello su terreni di marno argillosi di origine pliocenica, terreni in grado di dare vini di grande struttura ma neanche di grande finezza, vigne che hanno un'esposizione prettamente verso sud-sud-ovest, vino che fa il classico affinamento da Brunello di Montalcino, quindi botti di rovere di Slavonia e bottiglia. Come sapete, il disciplinare prevede per il Brunello di Montalcino l'uscita sul mercato dal 1 gennaio, il quinto anno dopo la vendemmia, un minimo di affinamento di 24 mesi in legno e di 4 mesi in bottiglia. La famiglia Terzuoli lavora questo prodotto in maniera magnifica. Innanzitutto ci presenta questo Brunello in un colore incredibile. La potenza antocianica dell'annata è bilanciata da trasparenze meravigliose, lascia intravedere un'eleganza già dal colore magnifica. Il naso è un concerto di profumi, apre sul fruttato. Frutta rossa, qualche frutto a bacca nera, ricorda un po' la mora. Un corredo speziato incredibile, esce della liquirizia, del rabarbaro, delle erbe officinali. Qualcosa anche di più goloso, come la caramella mou. Una leggera nota vanigliata. È veramente divertente, si potrebbero spendere diversi minuti su questo bicchiere. Un'intensità anche molto molto importante e grandissima finezza. Il sorso è magnifico. Ha una beva clamorosa, una verticalità incredibile, acidità molto spinta, un tannino setoso, assolutamente ben fatto. Figlio anche di un'annata giudicata comunque 5 stelle dal consorzio del Brunello, un sorso che trova concordanza col naso, quindi fa riemergere nel palato tutte quelle sensazioni odorose che avevo avuto precedentemente. È un sorso lungo, bello, pulito, chiude la bocca in maniera impeccabile ed incoraggia alla beva. È un vino, secondo me, multitasking. Cosa vuol dire? Il Brunello chiama un po' la carne della vicina Valdichiana, ma secondo me è anche un vino che, servito a una temperatura leggermente inferiore, con un po' di follia si può anche abbinare a diversi piatti di pesce. Io stasera l'ho abbinato a un carrello, chiamiamolo così, di formaggi casalingo, formaggi della vicina Valtellina. Di latte vaccino, un Casera, un Bitto, uno storico ribelle, e ha fatto la sua onesta figura, anzi, è stato fantastico.
Con questo vi ringrazio, vi do appuntamento ai prossimi vini e approfitto per salutare Roberto e ringraziarlo per questa magnifica bottiglia. Alla prossima!